gioco, la manovra, tassazione di manovra sul gioco, tassazione in aumento. Il gioco viene visto sempre come la vacca da monte, partendo evidentemente da un pregiudizio. Il gioco fa male, al pari dell'alcol, delle sigarette e della benzina, quando servono soldi si tassa il gioco. Questo la dice lunga sul pregiudizio rispetto al gioco. Il gioco è fatto connaturato con la natura umana, il gioco dei bambini, il gioco come cultura. E io credo che andrebbe ripensato l'atteggiamento dello Stato, delle istituzioni nei confronti del gioco. Certo, il gioco fa anche male, pensiamo alla ludopatia, pensiamo alle dipendenze. Pensiamo al gioco criminale e alle organizzazioni, il rischio, appunto, alle organizzazioni illegali, pagando fuori il gioco legale al gioco, ecco. E un atteggiamento di questo tipo, cioè di uso del gioco con una tassazione etica al contrario, perché non è una tassazione etica ma è semplicemente uno sfruttamento di una componente fondamentale della natura umana, che è quella del gioco a fine di fare cassa, credo sia il modo peggiore di gestire l'intero settore che dà lavoro a 100.000 persone.